Manifestazione. Sì, è la prima volta e speriamo che sia l'ultima sotto questo punto di vista, almeno per questo motivo. Il problema è che col coronavirus la gente ha paura di entrare nei nostri ristoranti, nelle nostre attività, nei parrucchieri, quindi c'è un crollo totale della presenza. E questo sta danneggiando ovviamente noi, ma a cascata anche i nostri fornitori che sono per l'80% sono italiani, quindi noi il pesce, le materie prime, la maggior parte sono prese qua a Genova o in Liguria comunque. Quindi questo è il problema che si sta creando, non è solo per le nostre attività, ma a cascata sarà per tutta la cittadinanza. Quindi, quantificare questo calo? Almeno per quanto riguarda la ristorazione noi sappiamo di cali tra il 50 e il 70% della presenza. Ci sono locali che in genere fanno 200-300 coperti al giorno che ora sono più dipendenti che le persone presenti. Quindi questo per far capire il crollo della presenza della clientela. Qual è la comunicazione che bisogna far passare? Bisogna far passare che non bisogna aver paura di noi cinesi perché non siamo virus. Viviamo qua come voi, abbiamo le stesse possibilità di ammalarci che avete voi e siamo i primi noi che abbiamo a cura la nostra salute, quindi tutto il nostro personale è più che attenzionato, è più che tranquillo e sano. Quindi voglio far passare questo messaggio che venite tranquillamente nei nostri locali di qualsiasi genere, ristorazione, attività parrucchieri, bazar, senza problemi, non c'è problema di contagio. Grazie. Una di intolleranza anche verso i bambini nelle scuole. Ma ci sono, a noi sono giunte voci di un po' di atti di bullismo da parte di ragazzi più grandi, eccetera. Purtroppo, secondo noi, questa è mancanza di rispetto in generale e sicuramente le famiglie dovrebbero far capire ai ragazzi che molte delle news che girano sono false, sono fake news. Quanti sono i cinesi a Genova, scusa? Siamo 2005 circa. E in Liguria? 3.500 compresi gli studenti universitari. Una delle ragazze prima diceva ci sono più italiani che cinesi oggi in piazza. Questo però è un bel segnale, c'è una certo, vicinanza. Questo è un piacere per noi, vuol dire che la comunità genovese è con noi, insieme a noi. Noi abbiamo fatto questo appello perché vengano, che tutte le attività, tutti coloro che ci conoscano, che sanno che noi siamo delle persone che vivono insieme a voi, come voi, vengano qua in piazza a manifestare insieme a noi, sicuramente è una buona cosa.